Sassari, un cluster di Covid-19 è stato individuato e immediatamente isolato nella notte tra sabato e domenica nella clinica chirurgica della O di Sassari, a seguito di un tampone molecolare positivo su paziente prossimo all'intervento chirurgico programmato per la giornata di lunedì. Il reparto è immediatamente sottoposto a tampone tutti i pazienti ricoverati e tutto il personale in servizio. Sono stati così individuati in totale 7 pazienti positivi alla variante Delta. Allo stato attuale, inoltre, tra tutti gli operatori sottoposti a tampone, medici, specializzandi, infermieri e OSS, tutti con terza dose di vaccino, è risultato positivo al test molecolare solo un operatore. Il personale sarà sottoposto a tampone ogni 48 ore per 8 giorni, il tempo necessario per completare il periodo di possibile replicazione virale. I rigidi protocolli in atto all'interno delle strutture AO hanno quindi consentito di individuare i pazienti che, negativi al tampone in ingresso, si positivizzavano alcuni giorni dopo in ospedale. Si tratta di controlli serrati che consentono di individuare anche le positività tra i soggetti vaccinati che spesso sono asintomatici o con sintomi lievi. Al momento il reparto resta attivo, ma non vengono effettuati nuovi ricoveri. Quattro pazienti positivi sono già stati trasferiti nella struttura di malattie infettive, mentre gli altri, isolati in stanze singole, per il momento possono restare nella clinica di Palazzo Clemente. Abbiamo individuato subito questi pazienti, afferma il direttore della clinica di chirurgia, professor Alberto Porcu, e di questi quattro sono asintomatici, mentre tre hanno sintomi lievi. Si tratta di pazienti che hanno effettuato la seconda dose di vaccino. In reparto vengono rispettate rigorosamente tutte le regole previste per la prevenzione del Covid. Tutti i pazienti accedono alla struttura con il Green Pass e tampone molecolare negativo. Per le visite viene seguito il regolamento vigente e si accede soltanto con Green Pass e i visitatori rispettano il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine. L'esistenza di questi protocolli, spiega la direzione strategica, consente di individuare questo tipo di cluster e isolarli immediatamente. Si tratta di procedure necessarie vista l'imprevedibilità di un virus a trasmissione aerea come questo, che impone un'attenzione continua. Il fatto poi che i tamponi successivi al ricovero vengano svolti sui pazienti, in particolare quelli che devono effettuare un intervento chirurgico, è un elemento di sicurezza nei riguardi di pazienti e operatori. Sassari, messo ufficialmente in archivio il progetto del campus universitario nell'area di San Lorenzo, ora le forze per la realizzazione del nuovo studentato possono concentrarsi sull'ex brefotrofio a Sassari. È quanto convenuto ieri mattina dal presidente dell'ERSU Massimo Secchi, dal sindaco di Sassari Nanni Campus e dal rettore dell'Università Turritana Gavino Mariotti durante il cosiddetto tavolo dei sottoscrittori del progetto di realizzazione di un campus universitario in città. Incontro a cui hanno preso parte anche il direttore generale Libero Meloni e il CDA dell'ente di Via Coppino, oltre al direttore generale dell'assessorato alla pubblica istruzione Giorgio Cicalò, su delega dell'assessore Andrea Biancareddu. Unica assenza registrata quella di un rappresentante dell'autorità di gestione, ovvero la presidenza della giunta della regione Sardegna. Allora, il tavolo dei sottoscrittori, chiaramente che è stato convocato a seguito della ufficializzazione dell'interesse archeologico sull'area di San Lorenzo, dove doveva sorgere e nascere il campus universitario, ha preso atto della impossibilità quindi di portare avanti l'intervento e pertanto di trovare delle nuove soluzioni per il mantenimento del finanziamento. Queste nuove soluzioni erano già di fatto individuate all'interno dell'accordo di programma precedentemente formato sempre dallo stesso tavolo dei sottoscrittori, in cui era previsto un intervento anche sull'ex brefotrofio. E quindi su quello punteranno adesso le nostre necessità tecniche e amministrative per garantire appunto la soddisfazione di quelli che sono i termini giuridici del finanziamento e quindi arrivare alla costituzione di un nuovo studentato in area ex brefotrofio. Ci valiamo anche della possibilità di un forte supporto politico da parte della Regione stessa che ci debba coadiuvare in quelle che saranno le nostre scelte amministrative e tecniche relativamente alla salvaguardia dell'intero finanziamento FSC. Pertanto speriamo anche in un forte intervento politico perché questo finanziamento possa essere mantenuto e possiamo essere anche aiutati e agevolati in qualche modo al raggiungimento dell'obiettivo per il 31-12 del 2022. Non
Ieri mattina all'alba i carabinieri della stazione di Valle Doria e del nucleo operativo della compagnia di Valle Doria, coadiuvati dai cacciatori dello squadrone Liportato, dai cinofili di Abbasanta e dalla stazione dei carabinieri di Olmedo, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due pregiudicati. Gli arrestati, un 49enne di Valle Doria e un 42enne di Santa Maria Coghinas, rispettivamente pusher al dettaglio e fornitore, sono stati catturati a conclusione di un'indagine durata alcuni mesi, durante la quale i carabinieri avevano già arrestato un'altra persona, segnalate tre amministrativamente, per uso di stupefacenti, sequestrato diverse migliaia di euro provento dell'attività illecita e sequestrato quasi 2 etti di cocaina, buona parte della quale ancora sotto forma di pietra e quindi purissima. Terminate le operazioni di rito e le perquisizioni, durante le quali gli investigatori hanno rinvenuto altro stupefacente e tutto necessario per il suo confezionamento, i due sono stati trasferiti nel carcere di Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cagliari. Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di ingenti risorse in favore dei comuni della Sardegna per l'infrastrutturazione delle aree artigianali, dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, di cui 300.000 al comune di Alghero. Le nostre realtà produttive stanno fronteggiando una difficile situazione di contrazione economica anche a causa della pandemia, continua il presidente Pais, e questo importante provvedimento della regione va nella direzione del sostegno alle piccole e medie imprese artigiane che, oltre a garantire la vitalità e la competitività economica dei nostri territori, rappresentano un fondamentale presidio contro lo spopolamento e la desertificazione sociale. Ritengo fondamentale e strategica, sottolinea Pais, ogni azione tesa alla salvaguardia e all'incentivo delle attività produttive di prossimità, siano esse artigianali o commerciali, perché rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto economico. Per quanto riguarda la zona artigianale di Alghero, conclude il presidente Pais, è stata soddisfatta integralmente la richiesta di finanziamento relativamente agli interventi progettati, segno di grande attenzione da parte del presidente della regione Christian Solinas e dell'assessore all'industria Anita Pili verso tutti i territori della Sardegna. Prima assoluta per qualità dell'ambiente e presenza di servizi, terza per sicurezza e per il benessere dei bambini. Nel rapporto annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, Oristano conferma la 67esima posizione generale, la stessa del 2020, e viene premiata per l'eccellenza raggiunta su alcuni indicatori, fra tutti ambiente e servizi, dove grazie a un balzo di 66 posizioni risulta prima in Italia. Merito dei risultati ottenuti con la raccolta differenziata, con la qualità della vita dei bambini, calcolata su 12 parametri, tra i quali asili nido, aree giochi, pediatri, studenti per classe, scuole accessibili o con giardini e palestre. Con l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla presenza di farmacie in base alla popolazione, alle piste ciclabili, alla qualità dell'aria e alla spesa sociale. Su giustizia e sicurezza Oristano perde il primato, ma conserva il podio, piazzandosi al terzo posto dietro Pordenone e Treviso, grazie al primo posto per l'indice di criminalità, delitti denunciati ogni 100.000 abitanti, al secondo nella capacità di riscossione dei comuni, rapporto tra riscossioni in conto, competenze e accertamenti, al quarto posto per furti nelle abitazioni, al quinto per le denunce di minori scomparsi, all'ottavo per truffe e frodi informatiche, al nono posto per le denunce di rapine ogni 100.000 abitanti. Nella classifica generale al primo posto si trova Trieste, che risulta la provincia dove si vive meglio, davanti a Milano e Trento, Cagliari è 20esima, Sassari 64esima, Nuoro al 66esimo posto, il sud Sardegna invece è 76esimo. Tra le curiosità che offre il rapporto, quella sulla diffusione del Covid, Sassari è la provincia nella quale nel 2021 si è registrata l'incidenza minore ogni 1.000 abitanti, il sud Sardegna è secondo e Oristano è quinta a livello nazionale. Oristano è anche ultima per quoziente di natalità, con 4,6 nati vivi ogni 1.000 abitanti, contro i 9,6 di Bolzano, prima in questa speciale classifica.
Il rapporto sulla qualità della vita rappresenta un appuntamento tradizionale per le città e le province italiane che ogni anno possono contare su uno strumento utilissimo per avere uno spaccato sullo stato di salute del paese, osserva il sindaco di Oristano Andrea Luzzu. Per la nostra città e per la provincia arrivano buone notizie che attestano i tradizionali punti di forza come la sicurezza e l'ambiente, segnali incoraggianti per alcuni temi come il benessere dei bambini, ma anche la conferma delle difficoltà di settori come quelli dell'economia e del lavoro, aggiunge Luzzu. In generale è importante che la certificazione che arriva da una fonte autorevole delle eccellenze della città e della provincia. Finisce l'avventura sulla panchina della Raimond Handball Sassari di Filiberto Kocuca. Il tecnico serbo ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava al sodalizio turritano. La società rossoblu ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto dall'inizio della stagione e augura allo stesso le migliori fortune per il proseguo della carriera. In attesa della scelta del nuovo coach, la squadra sarà temporaneamente affidata a Lorenzo Vosca. Grande successo per il primo torneo Città di Sassari di calcio balilla, dedicato all'inclusione di persone diversamente abili, un'occasione per promuovere il gioco del calcio balilla e la sua storia all'interno della città di Sassari, che da generazioni accompagna grandi e piccini, anche se negli ultimi anni la tradizione sta venendo un po' meno, con i più giovani che sono più propensi a divertirsi attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Ecco allora che la manifestazione sportiva andata in scena in città ha dato modo al calcio balilla di riassaporare i fasti di un tempo, con gruppi di gioco arrivati a darsi battaglia da tutta la Sardegna, un momento di sport, di gioco e di inclusione sociale che sarà sicuramente bene ripetere. Travagliato, si pesa vento, tazzi un circo, in decoppare, gli dan comando, ti poni menti, si labbaiti, non ha manco un denti, ma piglia mossi, tutta la gente, chi ti canzona, e fa un amico, e tutti i sani di Gaffavetto, ma tutti un gran simpatico. E pitigoni! Ed è pitita, l'uso cugnomi, tutti rugiamani, pitigoni, capirà di tu, è uno di Trento, secondo Edo, già il tagliamento. Ci siamo tutti a un puntino in banca no può mancare un vino vega visino da tre buccioni i comitivo che pisigoni chissà canzona e fa un amico e tutti i sani di Gaffaretto ma tutti un gran simpaticoni e pisigoni. Rientra sano, vezia Teresa,
arroci in mano, documenti mai, e da divisi, e a Pontiglia si posa e visi. Chi ta canzona e buonami tu, e tutti i sani di Caffaletto, ma tutti un gran simpaticoni e picchiconi. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai, sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. Amici di 3G, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo, continuate a seguirci. L'Arcidiocesi di Sassari, parrocchia Santissimo Crocifisso e Santa Apollinare, presenta la festa patronale Santissimo Crocifisso Miracoloso, triduo in preparazione della festa 11, 12 e 13 dicembre. Il 14 dicembre, solennità del Santissimo Crocifisso Miracoloso. La frumentaria presenta L'un raccomandado, commedia in due atti di Mario Sanna, regia di Anna Santona, presso il Teatro Andrea Parodi a Porto Torres, sabato 18 dicembre alle ore 20:30. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18:30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20:45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioi.ss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale è tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15:30, dalle 19 alle 20:45, ultima edizione dalle 23:30. TeleG guarda al futuro. La nostra emittente già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna, ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo. La potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.